celebrazione all'interno del quale ci sarà un rito liturgico, la benedizione dell'edificio, del culto e dell'ossario, quindi di vivere questo momento di silenzio, non applaudire tra un brano e l'altro, solo perché non è un concetto. Diamo il benvenuto a tutti, ringraziamo il nostro vescovo, il nuovo cappellano, le autorità militari. E un po' di storia di questa struttura. La chiesa di San Paolo fu costruita alla fine del 600. Perché lì? Perché vi era sotto la chiesa, o meglio, vi era in quel posto una cisterna romana utilizzata come ossario per più di 100 anni. Quindi per quello fu costruita la chiesa di Sant'Anna, che era la parrocchia di tutto il territorio bacolese e oltre. Dopo l'editto di Saint-Cloud fu vietato di seppellire i morti sotto le chiese, quindi fu pensato di spostare il cimitero in quella che oggi è l'isoletta di Bennata, allora una penisola. Nella seconda metà dell'Ottocento fu costruito l'ossario e furono portati, o meglio, vi era l'intenzione di portare qui tutti i corpi presenti sotto la chiesa di Sant'Anna e a Bennata e di accogliere i nuovi morti nel cimitero e quindi nell'ossario. Per molto tempo non si riuscì a costruire una cappella, ma veniva costruita in legno per le celebrazioni dei morti, e poi all'inizio del Novecento fu costruita questa cappella, questo in sintesi. L'ossario rappresenta il luogo della memoria, del ricordo, e quindi come viene tenuto l'ossario, quello è, possiamo dire, l'indice, io direi, di culturale di una comunità, di un popolo, la rappresentazione dello stato di una comunità. Quindi era necessario che questo luogo, che non era proprio, diciamo, in ottime condizioni, venisse riqualificato, avesse una dignità di luogo di culto, di luogo di riposo di migliaia di corpi, perché tra quelli che stavano sotto la chiesa di Sant'Anna, quelli di Bennata, insomma, sicuramente andiamo oltre i 4-5 mila morti portati nel corso degli anni nell'ossario. Quindi oggi vi sarà un rito di benedizione di questo luogo che poi sarà visitabile, ma ripeto, come luogo di culto, non come un museo, e come luogo. Consiglieri, gli assessori, sì, ma vorrei anche vado. No, non vuole scendere. Ma non vuole impressionato. Io ci sono stata, non era proprio il cielo. Io non sa che
carissimi, la pietà cristiana ci riunisce oggi per la benedizione di questo ossario, dove i resti mortali dei nostri defunti riposano finché spunti il giorno glorioso del Signore. Da questo luogo di pace innalziamo gli occhi alla Santa Gerusalemme e contempliamo il Cristo risorto dai morti asceso al cielo, e con Lui Maria, assunta in corpo ed anima alla gloria del Paradiso. Egli che ci ha comandato di attenderlo operosi e vigilanti, ci unisca al suo trionfo nel giorno della risurrezione. Preghiamo. O Padre, che fai di noi tuoi fedeli la Chiesa itinerante nel tempo, per accoglierci come cittadini nella patria eterna, guarda questa tua famiglia che si porta in devoto pellegrinaggio al cimitero, e concedi che il luogo preparato per la sepoltura delle umili spoglie ci richiami alla beata speranza della vita futura, quando il Cristo trasformerà il nostro corpo mortale a immagine del suo corpo glorioso. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Sì, non volete, e adesso non possiamo. Presenti, poi invitare, poi alla fine, alle istituzioni civili, invitare a tutti.
amministrazioni comunali, ma soprattutto i cittadini. Ci teniamo molto a questa giornata, teniamo molto a consegnare alla città questo nuovo spazio di preghiera il primo di novembre. Infatti in questa data, infatti in questi giorni, scenderete giù a tutti i 15, ma nel corso dei prossimi giorni poi ci organizzeremo per fare in modo che chiunque possa scendere con lo spirito a cui ci ha riferimento l'assessore Mariano Scotto, che ringrazio, lo spirito di preghiera. Io l'ho definito il cimitero delle fontanelle, che diventava anche un luogo turistico. Qui è un luogo di preghiera, qui ci sono i bagolesi di ogni tempo, bagolesi, non solo bagolesi, potete leggere Gesù su una lapide, bagolesi di ogni tempo, cittadini che hanno vissuto Bagoli, anche cittadini italiani, europei, internazionali, sicuramente sono almeno tre resti di cittadini cinesi che sono stati, sono presenti giù allo stadio comunale. Ed è un modo per ricordare a noi stessi chi siamo stati. Se non abbiamo rispetto della nostra storia, non si potrà mai parlare di futuro. Allora sapere che uno dei luoghi in cui riposano migliaia di nostri genitori, nonni, non c'è un bagolese che non abbia un parente che stia riposando adesso allo stadio comunale. Quando scendete, vedete sulle pareti appena entrate c'è lo stadio in cui era lo stadio comunale, sino a qualche giorno fa, e lo è stato per decenni. Quanti di voi in queste giornate avete riposto un fiore accanto alle grate che sono giù alla chiesa, senza immaginare che stato però fosse conservato il cimitero, la parte dello stadio? Allora è giusto che voi sappiate in che modo era e come siamo riusciti, grazie al contributo di tutta la comunità, investendo soldi, contributi dei cittadini per riqualificare questo luogo. Qualcuno potrebbe pensare potremmo fare una strada, una piazza, ma non c'è luogo più importante tra tutte le opere pubbliche che abbiamo realizzato in questi anni a Bagoli. Non c'è alcun dubbio che l'opera più importante è questo stadio, dove troverete la storia di Bagoli. Scendete in preghiera con attenzione, ci saranno due panni, due spazi, uno dedicato esclusivamente proprio alla preghiera, l'altro c'è anche un piccolo altare, veramente un luogo che era anche impossibile accedere fino a qualche tempo fa. Lo dico con senso di realismo, basta vedere le foto, si scavava e si buttava giù con tutto il terreno, anche le ossa. È stata fatta un'opera straordinaria dalla ditta del territorio, la GF Service, che al di là dell'incarico di lavoro ha messo il cuore al servizio della comunità, perché sapeva di fare un beneficio a tutti i cittadini di Bagoli. Allora il nostro auspicio è che da oggi possa tramandarsi una tradizione, che nei giorni dei santi e dei morti possa sempre avere un momento del genere. Ringrazio tutti coloro che sono allietati con la musica eleva lo spirito, diceva, raccontavano da altri meglio di me, perché lo Sant'Ambrogio, chi canta, chi suona crede due volte. E allora Sant'Agostino. E allora oggi stiamo facendo questo, preghiamo qui due volte e giù la terza volta in ricordo della nostra storia. Io vi chiedo questo, di portare con voi nel vostro sguardo quello che vedrete tra poco, ma di avere ancora più rispetto alla nostra città, perché lì ci sono donne e uomini che dal Settecento hanno vissuto questo territorio, in altri tempi, in altri momenti storici, ma che hanno fatto grande la storia di Bagoli, che non è solo straordinari monumenti, paesaggi non sappiamo, ma è popolo bagolese. Bagolese ancora prima che fossimo bagolesi. La chiesa del 1909 è una delle date più importanti. Bagoli diventa comune autonomo nel 1919, quindi giù ci sono tantissimi bagolesi, non ancora del comune di Bagoli, all'epoca eravamo ancora comuni di Pozzuoli, ma che già diventano appartenenti a questa grande comunità che da 3-4 secoli oggi è conservata dello Stato. Quando scenderete giù ricordate chi vogliamo essere, ma soprattutto ricordate chi siamo stati. Un grande popolo, il popolo bagolese, che oggi in questo piccolo stadio comunale, non so quanti cimiteri possono avere questo spazio, un luogo di riposo del genere, conserva la propria storia, che è la reliquia più importante della nostra città, più del Castello Aragonese e più della vicina Milano. Se non ricordiamo a noi stessi chi siamo stati e non difendiamo questi luoghi, non potremo mai costruire alcun tipo di futuro. Viva la città di Bagoli e viva il Bagolese.